per un po' Centino, Serie C non basta la superiorità numerica per oltre un tempo, il Lenorosso Vicenza è bloccato dalla Triestina. Un punto che serve a smuovere la classifica e ad uscire dalla crisi che vedeva coinvolto il Lenorosso Vicenza dopo due sconfitte consecutive incassate contro Vercelli fuori casa e quella interna con il Renate. Una partita che vede ancora una volta i ragazzi di Mister Diana cambiare volto nei due tempi di gioco. Nella prima frazione si è visto qualche buon fraseggio ed alcuni traversoni insidiosi in area, mentre nella seconda parte poche idee, poca grinta e poche occasioni create. La situazione comincia a preoccupare non poco, visto che dal 42esimo la Triestina è rimasta in 10 per l'espulsione di Vallocchia e per tutto il secondo tempo è mancata la reazione necessaria per cercare di portare a casa i tre punti. Ancora una volta dunque, dopo un primo tempo positivo, il Lane crolla drasticamente nella ripresa, salvo poi disputare gli ultimi 5 minuti con il coltello tra i denti. Decisamente troppo poco per una formazione che vuole vincere il campionato. Al Nereo Rocco si sono affrontate due squadre quotate da tutti come le pretendenti alla vittoria finale, ma chi ha mostrato veramente di volerlo fare sono stati i padroni di casa. Dopo aver ottenuto un solo punto in tre partite, il Vicenza affronterà nel turno infrasettimanale il Fiorenzuola martedì 24 ottobre alle ore 20:45.